Ciao, io sono Ines. E io sono Camilla. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove diamo spazio agli italiani di successo per raccontare la loro storia e scoprire insieme come ragionano e cosa li motiva. Con queste interviste speriamo di ispirarvi, motivarvi e lasciarvi con tantissimi spunti e consigli per aiutarvi nel vostro percorso. Questa settimana abbiamo intervistato Alessandro Tommasi, co-founder e CEO di Will Media. Scommettiamo che la più parte di voi ha già sentito parlare di Will, la nuova media platform e community italiana basata principalmente su Instagram e Facebook, che spiega i temi più caldi dell'economia, della politica e dei grandi cambiamenti del nostro tempo in modo semplice e avvincente. Alessandro ha lanciato la piattaforma su Instagram a gennaio 2020 con Iman Jane e hanno raggiunto 90.000 follower solo nella prima settimana di Go Live. Oggi hanno 710.000 followers e uno dei podcast più seguiti in Italia, The Essential. Il modello di business di Will è quello del branded content, basato su storie e contenuti realizzati in collaborazione con aziende. Dopo un percorso di studi in relazioni internazionali e diverse esperienze nel mondo della public policy, Alessandro è entrato da Airbnb come public policy manager, dove ha scoperto un nuovo modo di fare grassroots campaigns, che userà poi per crescere Will. Ed è proprio da Airbnb che comincia a pensare all'idea di Will, che poi prenderà forma grazie a incontri fortunati con amici e investitori. Nell'intervista Alessandro ci racconta i successi e i momenti difficili di Will, compreso l'uscita di Iman Jane dal team, come gestisce la pressione grazie a una routine super rigorosa e la sua visione dell'ecosistema delle startup italiane. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Alessandro e benvenuto su Made It. Siamo felicissimi di averti qui sul podcast in quanto grandi fan di Will e non vediamo l'ora di ascoltare la tua storia, di scoprire come hai lanciato Will e come hai fatto a conquistare centinaia di migliaia di giovani in così poco tempo. Beh, ciao a tutti e grazie mille per l'invito, naturalmente. Vorremmo iniziare scoprendo un po' come hai fatto le tue prime scelte. Cioè, sei nato nell'85, hai cresciuto a Gallarate in provincia di Varese, dove hai frequentato un liceo scientifico. Ci puoi raccontare che tipo di ragazzo eri a quell'epoca e quali erano le cose che ti stavano particolarmente a cuore in quel periodo della tua vita? Sì, io sono nato a Como, poi ho avuto una piccola fase itinerante perché il mio papà faceva un mestiere che ci portava a girare e io sono cresciuto con il sogno di fare quello che faceva lui fondamentalmente, quindi dagli anni zero fino agli anni del liceo io volevo fare la carriera militare per seguire le orme della mia famiglia. Purtroppo le cose non sono andate, diciamo, in quella direzione per mille motivi, ma da 0 a 15 avevo le idee molto più chiare che da 15 a 35, diciamo. Infatti hai frequentato anche tu una scuola militare per un periodo di tempo? Sì, esatto. Fino a lì tutto bene, come dice il poeta Marrakesh, nel senso che appunto era quello che volevo fare. Dopo il biennio del liceo scientifico si fa un concorso pubblico e si accede al triennio o del liceo classico o del liceo scientifico e si continuano gli studi. Alla mattina è uguale a una scuola normale, il problema è che molto prima e poi tutto il dopo si fa un sacco di attività fisica e addestramento molto interessante. Purtroppo ho dovuto subire un intervento alla spalla durante gli anni della scuola militare e quindi, dato che proprio volevo fare quella carriera, ho deciso di interrompere l'esperienza della scuola militare per tornare a casa e mettermi al meglio con la spalla e provare poi l'accademia, che è la scuola per diventare ufficiale, diciamo così, a livello dell'università. Il problema è che poi, quando sono arrivato al concorso per l'accademia, l'ufficiale medico che mi ha controllato, mi ha detto che la mia spalla era perfetta, ma non era integra, cioè non era come mamma mi ha fatto, e quindi non ho potuto proseguire. Da allora non mi sono fermato, la spalla ha tenuto fino a che non l'ho rotta di nuovo, adesso ho più viti nella spalla che negli armadi in casa, probabilmente, però almeno sta attaccata. È assurdo come, insomma, un incidente può completamente poi cambiare, insomma, la tua vita, quello che sarà dopo, se tu avevi le idee così chiare. Questa esperienza ti ha dato qualcosa che ti porti ancora dietro oggi, questa esperienza nella scuola militare? Sì, moltissimo, moltissimo, nel bene e nel male, nel senso che un po' mi è rimasta, essendo 3 anni, il primo anno è quello della fatica nera e il terzo anno in teoria è quello in cui un po' te la godi. Non essendo mai arrivato, sono incastrato nella fase in cui faccio solo tanta fatica, perché sono rimasto abituato così. E no, proprio seriamente devo dire che ci sono almeno 2 grandi insegnamenti. Il primo, altro non è che un microcosmo concentrato, immagina di mettere, all'epoca eravamo solo maschietti, adesso ci sono anche le ragazze ammesse, 65 ragazzi H24 chiusi in camerate, è un microcosmo, no? Ognuno con le proprie tensioni, le paure, l'interrogazione, eccetera, tutto super accentuato. Quindi quando oggi vedo delle situazioni, magari conosco le persone e dico, ah,
più o meno è quella roba lì, no? Alla fin fine siamo tutti diversi, ma anche tutti riconducibili a un certo tipo di persone. E la seconda lezione invece è lavorare duro e apprezzare le piccole cose. Ci sono tante tradizioni più o meno sensate a chi le ascolta da fuori, che però magari al primo anno devi camminare vicino al muro, al secondo anno puoi camminare in mezzo alla scala, e ti sei, la prima volta che lo fai sei proprio contento, so che è una cavolata, impari ad apprezzare le piccole cose. Abbiamo sentito in un'altra intervista che sei un vero workaholic, lavori 20 ore al giorno, ti svegli alle 4:30 tutte le mattine. Diresti che questa disciplina ti è venuta dalla scuola militare? In parte sì, là ci svegliavamo presto per andare a fare educazione fisica, non alle 4:30, ma alle 6:30. Adesso mi sveglio alle 4:30, 5, perché ho tante cose da fare e mi piace stare sereno. Ma come dire, ognuno credo che debba trovare il proprio ritmo. In questa mia fase della vita oggi mi piace tenere questo ritmo, il mio cucciolotto di questi giorni mi rende un po' più difficile tenerli e sono felice. È una questione di balance, diciamo, che ognuno di noi deve trovare, e piano piano spero di trovarlo. Non vogliamo fare un passaggio troppo rapido, però vogliamo arrivare a Will, quindi acceleriamo un po' la tua carriera dopo le scuole. Hai studiato relazioni internazionali e diplomazia, immagino, perché comunque ti teneva legato a questo mondo, non della scuola militare, ma almeno della geopolitica e gli affari internazionali. Poi hai avuto diverse esperienze lavorative in questo mondo public policy, tra Bruxelles e Roma, fino a diventare public policy manager Italia per Airbnb. Cosa ti ha spinto ad entrare in Airbnb, che vabbè, era già avviata allora, immagino, ma comunque una startup, quindi un mondo un pochino più imprenditoriale? Era un caso bellissimo Airbnb, perché era molto complicato in termini di public policy e quindi era stimolante a livello professionale. In realtà era un anno e mezzo che facevo per loro da consulente, ma ero da solo a fare, cioè non avevo un referente in Italia di quel tema, quindi mi sentivo molto già parte della squadra, diciamo così. Seppure era già molto grande, perché era 2015-2016, comunque si raccontava e si percepiva al suo interno ancora come una startup Airbnb, ed è stato molto molto bello come progressivo avvicinamento, diciamo, a questo mondo. Credo sia stata una delle scelte migliori che abbia fatto professionalmente. Questa domanda te la chiedo perché ho studiato anch'io relazioni internazionali e il mio sogno era trovare un lavoro come quello che tu avevi da Airbnb, quindi una domanda anche interessata: cos'era il tuo lavoro per Airbnb? Cosa fa un public policy manager in una startup come Airbnb? Allora, qua mi devo prendere 30 secondi in più, nel senso che poi magari ci serviranno anche per raccontare Will. Nel 2015 e poi 2016 ho avuto fortuna, perché un mese prima che io entrassi in Will era stato preso come nuovo capo delle relazioni istituzionali, quindi public policy per Airbnb, Chris Lehane, che era stato il campaign manager di Al Gore, o meglio il press secretary di Al Gore diciamo nella campagna elettorale contro Bush, e prima era stato con Clinton alla Casa Bianca. Insomma, lui è entrato e ha detto basta fare le robe come state facendo, adesso si cambia e facciamo una vera e propria campagna elettorale. Quindi formalmente eravamo public policy manager, ma internamente eravamo campaign managers. Quindi io avevo un team di persone che ragionava proprio come se fosse stata la campagna di Obama del 2008. Quindi facevamo dei sondaggi, sulla base di quei sondaggi facevamo digital activation, poi grassroots activities. Quindi l'idea era capire quali messaggi risuonano meglio con chi, con quali gruppi demografici, capire come interagire con loro, sia in maniera digitale, sia fino a incontrarli. Airbnb ha costituito questa cosa che ha chiamato gli Airbnb Clubs, in giro per il mondo, e le persone si ritrovavano al martedì, giovedì sera, quando era, per raccontarsi le novità del mondo, dell'affitto breve e via discorrendo, fino a che doveva arrivare, che ne so, la legge regionale della Toscana, come era successo, si attivavano fino ad andare in audizione davanti al politico. E così poi chiudo, scusami questa parentesi lunghissima, ma ho avuto il momento più bello professionale, uno dei momenti più belli, in cui l'assessore all'epoca al turismo regionale in Toscana mi ha visto a un convegno, ci siamo messi un attimo da parte e mi ha detto, perché aveva ricevuto centinaia di messaggi dagli host di Airbnb, ha detto: primo, sono stupito che nessuno mi ha insultato; secondo, mi ha detto, adesso ti credo, perché se me lo dici tu non ti credevo, ma se lo dicono a centinaia di persone, ognuno con un messaggio diverso, ci credo. E uno, dimostrazione di quanto io sia scarso o fossi scarso a fare quel lavoro, però devo dire invece molto bene il potere della community. Certo, e poi infatti hai detto che la parentesi ci servirà per raccontare Will, ma dopo Airbnb in realtà tu hai avuto poi un altro lavoro, sempre in una realtà emergente, quella di Lime, che ora conosciamo tutti, insomma i monopattini elettrici che vediamo in giro per le città italiane, sempre in un ruolo public policy, poi hai lasciato per creare Will. Quindi questo passo com'è andato e com'è nata l'idea di Will? È nata mentre stavi lavorando da Lime?
Allora, Lime è stato, devo dire, cioè, riguardando indietro, sono molto molto felice del progresso che ho fatto, degli step. Ovviamente ci sono le carriere molto molto migliori della mia, ma nel mio piccolo mi piace la progressione. Nel senso che Airbnb, come dicevamo, era quasi una startup, ma piuttosto consolidata. Quando Lime, ho avuto il piacere di conoscere uno dei co-founders qua a Milano, in Europa praticamente non esisteva, stavano incominciando a mettere qualche bicicletta a Zurigo e i primi monopattini a Parigi. Quindi abbiamo costituito da zero tutto. Era il mio desiderio vedere le operations da vicine, ed è stato un anno incredibile. Abbiamo assunto 140 persone, lanciato 40 città in 23 paesi. Incontravo sindaci di città che non avevo mai visto, dicevo: guarda, dovresti proprio fare così la tua città, con una spocchia assolutamente senza senso, però era un po' il mood della startup: parti, vai e lancia cose. È stato un anno troppo intenso, diciamo così, e quindi alla fine del primo anno ho detto: ho visto abbastanza, mi sono divertito a sufficienza, per me così può bastare, e ho lasciato. E in realtà ho tirato fuori un'idea che era quella di Will, che all'epoca si chiamava Common, che era lì nel cassetto ancora dai tempi di Airbnb. Quindi ho avuto la possibilità di dirmi: prendo qualche mese, vediamo che cosa succede. Poi, essendo un po' workaholic, ho creato una società di consulenza immediatamente, ho iniziato a lavorare con quella società di consulenza e nel frattempo ho costruito Will ed eccoci qua un anno dopo, fondamentalmente. L'idea era proprio di riprendere quell'approccio da campagna elettorale e provare a fare in modo che più aziende si raccontassero in quella logica, perché credo che davvero sia necessario, uno, coinvolgere le persone sui temi e che le aziende si prendano delle responsabilità rispetto al cambiamento che il mondo sta subendo. E quindi concretamente l'idea di Will all'inizio, quando dicevi all'inizio era Commons, poi è diventata Will, cos'era quando l'hai lanciata? Insomma, ci hai detto un po' questa parte di attivazione grassroots, ma volevi già essere una media company, avevi già capito che volevi fare informazioni, com'è poi diventata Will, dalla tua testa Will è diventata Will? È partita effettivamente già così, cioè quando guardo i primi deck non ero molto lontano da quello che sta succedendo, che o è una profezia che si autoavvera, diciamo, oppure ci avevo un po' imbroccato. Nasce anche perché appunto un giorno eravamo in Airbnb e doveva venire a pranzo Salvatore Ranzulla. Io mi sono gasato come un pazzo, poi non ho potuto partecipare perché sono dovuto andare a fare un meeting in un'altra parte, ma comunque mi ero molto preparato, ci avevo molto pensato a quel pranzo con Aranzulla, e lui di fatto fa un servizio, diciamo così, specie di editoria a un livello per persone a un livello basso in termini di conoscenza del mondo digitale, no? Ti spiega come usare un foglio di doc o come attivare una sottoscrizione a un provider telefonico. Dall'altra parte io magari leggevo Wired, TechCrunch, tutte quelle robe di ipernicchia, ho detto là in mezzo manca tantissimo in termini di divulgazione lato tecnologico, e ho fatto il parallelismo con l'editoria e la politica. C'è chi te la semplifica, banalizza in maniera piuttosto becera, e chi invece si arrocca su delle posizioni comprensibili, vantandosi della incomprensibilità di quelle posizioni. In mezzo, troppo poco, secondo me. Questa è la mia visione, naturalmente, più o meno condivisibile. Quindi Will provava da subito, ha pensato di dire: proviamo a colmare quel buco là in mezzo, fondamentalmente. E il come l'abbiamo affinato facendo, diciamo. Quindi, quando dici abbiamo affinato facendo, quali sono stati i primi passi dopo l'idea? Cioè, hai trovato un team, hai trovato ragazzi con cui volevi lavorare dalla parte giornalistica, come hai strutturato poi il team di Will e cosa hai fatto per cominciare, diciamo? Ho avuto molta fortuna in termini delle persone che conosco qua, che ho conosciuto progressivamente qua a Milano. Tra questi ci sono diversi ragazzi che hanno fatto delle start-up, ci sono anche gli amici di Frida e via discorrendo. E la prima cosa che ho fatto è stata andare a pranzo con ognuno di loro e fargli 100.000 domande. E uno dei consigli migliori che mi hanno dato è stato: passa tanto tempo su LinkedIn. Allora così ho fatto, e ho fatto un primo post su LinkedIn in cui dicevo: ciao, dopo Airbnb Lime mi sono stufato, sto per fare una cosa mia. Se vuoi sapere di più, scrivimi. E il primo a rispondere è stato Francesco Giano. Ci siamo visti a Starbucks e gli ho detto quella che era la mia idea embrionale. E Francesco ha una curiosità pari a quella di un bambino di 3 anni, secondo me. È bellissimo vederlo quando si incuriosisce le cose. Ho detto: va bene, ci sto. Non aveva decisamente bisogno di un lavoro, non so come dire, tantissime collaborazioni molto blasonate, eppure ho detto: proviamo e vediamo. Quindi ho iniziato a chiacchierare con lui, a fare un po' di sparring partner, a cercare idee, eccetera, e intanto parlavo con potenziali investitori. Anche questo è stato per me un momento molto molto interessante, perché mi rafforzavo, specie magari sulla parte, no, più di finance, che non avevo mai visto. Ed è così poi che ho conosciuto Imen, perché lei non la conoscevo fino a ottobre-novembre del 2019. E lei aveva questa community in rapidissima ascesa e crescita, e quindi mi hanno detto: ah, why not conoscerci?
e siamo andati a pranzo. E da lì è partito tutto. Faccio solo un mini commento per dire, mi è piaciuta molto la storia del potere di LinkedIn, è una cosa che abbiamo scoperto anche noi con il podcast, che ci sono, cioè, tantissimo dietro a LinkedIn, e è un posto dove uno può trovare tanti collaboratori, tante idee, quindi lo lascio come spunto agli ascoltatori di esplorare il potere di LinkedIn se possono e stanno cercando di lanciare un'idea o anche iniziare una nuova carriera. Ci racconti un po' della parte fundraising, perché insomma nella tua testa avevi già in mente qualcosa di grande, perché hai voluto tirar su dei fondi, perché realmente potevi anche partire senza tantissimo, però vi siete strutturati per diventare grandi molto rapidamente, quindi ci puoi parlare un po' di questa parte? Sì, è una parte a cui sono andato, come dire, learning by doing, se vogliamo dargli un'etichetta un po' figa. In realtà la verità è che sapevo veramente molto poco e sono andato all'arrembaggio. Ci sono stati anche qua un paio di amici che ho conosciuto durante le esperienze precedenti che hanno avuto la pazienza e la voglia di aiutarmi, un pochettino e guidarmi. Devo dire che mi sento particolarmente fortunato, sia in termini del network che ho costruito nel corso del tempo, sia oggettivamente del fatto di essere a Milano. Credo che fossi stato in un'altra città, purtroppo non sarebbe stato altrettanto facile o fattibile comunque raccogliere quello che abbiamo raccolto inizialmente. Noi abbiamo raccolto 1,2 milioni di fatto su PowerPoint, perché c'era poi niente. Quindi, come dire, grande coraggio da parte dei nostri investitori. Una parte che ho approcciato, diciamo così, sul bisogno. Non sono, diciamo, un insegnamento che mi porto dietro dalle esperienze precedenti è che la fase delle startup pompate con cifre senza senso, con valutazioni altissime, credo che in Italia non sia mai esistita, comunque finita anche a livello globale, e quindi di certo non volevo correre quel campo. E quindi abbiamo fatto un'analisi potenziale dei costi effettivi per partire bene, per fare le cose in maniera seria, concreta, e presentarci in maniera appunto reliable, e da lì abbiamo detto: questo è quello di cui abbiamo bisogno, se vuoi partecipare come investitore, questo crediamo che sia giusto, quello, diciamo, come in termini di necessità, ecco. E siamo andati così, con un approccio molto molto lineare. E una parte di cui si parla poco e che i nostri ascoltatori ci chiedono spesso è la parte di diluzione. Ci puoi raccontare quanto ti sei dovuto diluire per quel 1,2 milioni e come avete messo a frutto il capitale che avete tirato su? Sì, noi abbiamo appunto raccolto 1,2 su una valuation intorno ai 3 milioni, quindi fondamentalmente del 30%. Abbiamo dato via come apertura ai nuovi soci, e l'utilizzo sostanzialmente per noi, abbiamo due grandi voci. Uno è il talenti, quindi personale, diciamo così, personale è una parola da 800, cioè. E il secondo è la promozione dei nostri contenuti, quindi ovviamente le sponsorizzazioni per crescere, che non vuol dire comprarsi follower in giro per il mondo, ma vuol dire usare bene Facebook e Instagram per far crescere la community anche un po' come la vuoi, perché il primo giorno noi abbiamo avuto una crescita incredibile. Dopo le prime 24 ore, 50.000 persone che seguivano Will in 24 ore, ma erano al 90% donne, tutte molto giovani, quindi era una community piuttosto sbilanciata, no? E attraverso anche il budget e sponsorizzazioni, quello che noi cerchiamo di fare poi è di capire quali sono i messaggi che meglio risuonano con diversi gruppi. Oggi è una community più ampia e più varia. Queste sono le nostre due grandi voci di costo, fondamentalmente. Tutto il resto io copio tanto, lo dico con grande sincerità, copiato da Lime l'aspetto del frugality. In Lime c'erano veramente pochi soldi in giro per fare le cose, e questo ha scatenato grandi idee, e quindi il concetto del frugality l'ho portato anche in Will, quindi con pochi mezzi tocca che ci inventiamo. La pandemia, noi siamo nati il 20 di gennaio del 2020, a fine febbraio abbiamo fatto questo round, il 25 di febbraio, e pochi giorni dopo eravamo in lockdown, quindi forzatamente abbiamo avuto costi bassi di produzione perché eravamo tutti chiusi in casa, e la necessità di accendere i cervelli, devo dire che è stato un connubio comunque interessante. E ci puoi raccontare quali sono stati i momenti più difficili nella messa a terra di questa idea? Sì, allora, il momento difficile nella messa a terra di Will, tutto quello prima del lancio. Nel senso che era un'attività in cui giocavamo senza alcun tipo di feedback, no? Quindi scrivevamo i post per preparare un minimo di archivio, eccetera, immaginavamo la grafica, senza alcun dato per supportare le nostre decisioni. Così è veramente andare avanti nel buio, è terribile. La sera prima del lancio ovviamente eravamo completamente disorganizzati, no, ma dovevi farlo tu, io, come cavolo si accede, Facebook, roba, eccetera. E devo dire che quella fase prima è stata difficilissima. Una volta lanciato avevamo finalmente dei dati ed è stato, come dire, piuttosto lineare. Non ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo detto: oddio, questa roba non ha proprio la più pallida idea da che parte prenderla. Devo dire che mi piace molto partire da un foglio bianco,
una lavagna e mettere giù delle idee è qualcosa che mi viene anche abbastanza bene e proprio mi diverte. È la cosa più bella fondamentalmente per me nel fare questo lavoro fino adesso. E poi parlando degli inizi, di momenti magari difficili, non possiamo non parlare di questo. Praticamente 6 mesi dopo aver lanciato Will, Dagospia fa uscire la notizia che la tua co-founder, nonché incaricata di economia, Iman Jain, non ha laurea triennale in economia come aveva dichiarato. Questa news fa scandalo e oggi Iman non ha più un ruolo attivo dentro Will, però ci puoi raccontare un po' di che lezioni hai imparato da questa esperienza di dover rompere con una co-founder? Sì, è stato un momento terribile, terribile perché si sono mischiate 100.000 cose naturalmente, un aspetto personale per lei che quel giorno è stata sommersa di un sacco di insulti esagerati secondo me in maniera schifosa veramente, però per quanto mi riguarda anche per il mio passato appunto militaresco diciamo così, la linearità, la verità, la lealtà verso le persone che danno fiducia è fondamentale, quindi Will dal giorno zero anche qua copiando dagli altri, in particolare da Airbnb, il primo meeting, la prima slide, il nostro primo team meeting la faccio sempre vedere a tutti quelli che entrano in Will, è i nostri valori non sono la correttezza, la trasparenza, quelle sono cose diciamo, della civile convivenza, quindi io ci tengo particolarmente e nel momento in cui succede una cosa di questo tipo ho sentito il peso degli investitori naturalmente, della community e più di tutti quello del team, cioè ho sentito il team guardarmi e dire beh, tutte quelle volte che hai parlato di valori adesso come la mettiamo, e abbiamo fatto una scelta diciamo molto sofferta perché Iman è molto brava nel suo modo di comunicare, credo, aveva un grande seguito, ce l'ha ancora, lo sta ricostruendo, però credo che i valori vengano prima di tanto altro. E quindi abbiamo preso questa scelta. Gli insegnamenti sono sicuramente di essere molto, molto, molto più solido, diciamo così, un po' all'inglese, nelle cose che faccio. Abbiamo esitato in tantissimi momenti e oggi purtroppo diciamo che le cose poi non sono andate come dovevano in tanti aspetti. L'insegnamento sicuramente è priorità ad alcune cose come queste, anche agli aspetti legali, agli aspetti di governance che mi annoiano tantissimo e in una fase di costituzione della società magari ho sottovalutato, era impossibile prevedere un momento, diciamo una situazione come quella attuale. Però sicuramente dovessi fare un'altra cosa domani mattina, sto molto più attento alla parte di governance e alla gestione di tutta quella parte. Lato comunicativo abbiamo sicuramente sbagliato tanto, non so se c'è un giusto o uno sbagliato in una situazione del genere, abbiamo preso delle decisioni, probabilmente anche qua lenti nel prenderle, e ne abbiamo pagato le conseguenze. La cosa più bella, e questo io scrivo una email al team ogni venerdì, in una di queste email ho scritto che every moment is a defining moment, no? Quindi ogni momento è un momento nel quale ci definiamo e aver preso una decisione così sofferta insieme anche come team e 2 settimane dopo che era possibile farlo, sostanzialmente siamo andati a fare un offsite nel bosco, così eravamo distanziati e ne abbiamo parlato tutti insieme come team e l'ho trovato davvero, davvero bello. Invece parlando di successi, la crescita di Will è stata direi impressionante, avete creato una community di oltre 650.000 followers su Instagram, oltre 200.000 su Facebook in 12 mesi, hai detto 20 gennaio 2019, quindi avete appena compiuto un anno e sono numeri che diciamo i principali media italiani hanno ottenuto in anni di presenza sui social. Qual è secondo te la ricetta della vostra crescita virale? Guarda, mi fa piacere che tu abbia usato la parola ricetta, perché sempre in una delle mie adorate slide, questo è il mio passato consulenziale che torna, ho messo il papà di Kung Fu Panda quando dice "The secret ingredient for my soup" è che non c'è un secret ingredient. Credo che non esista l'ingrediente segreto che ci ha permesso di crescere così rapidamente. Credo che sia la ricerca di quell'ingrediente segreto. E alla base della ricerca c'è la volontà di mantenere una promessa. Cioè la promessa è: se tu vieni sul profilo di Will ci segui fondamentalmente, noi ti daremo sempre dei contenuti che valgono il tempo che tu li vedi, che sembra una banalità, ma non lo è. E la coerenza, no? Cioè se tu vedi una pagina che segui e comincia a fare cose completamente diverse rispetto a prima e dici ma perché sto guardando sta roba, è il motivo per cui te ne andrai. Ecco, Will prova a dire sempre what you see is what you get, no? Quello che ti promettiamo di dare è quello che avrai sempre e credo che questo sia quello che funziona. D'altra parte riusciamo anche grazie al nostro modello di business a parlare di temi che e con una coerenza che al media tradizionale non riesce. Il media tradizionale deve parlare di Salvini, Di Maio, Renzi e via discorrendo e deve farlo per monetizzare
sul proprio sito. Noi non facciamo quella roba lì e quindi il nostro social ha un linguaggio completamente diverso e credo che sia più, risuoni meglio in un pubblico che ad oggi è più giovane sui social. Sì, poi questo mi è venuto in mente mentre parlavi e ci raccontavi della tua esperienza in Airbnb, l'hai detto tu stesso, sicuramente tutta la tua esperienza in grassroots activism, tutta quella parte di campagna sicuramente ha aiutato, perché sono sicura che avete impostato Will in quel modo, cioè cercare di includere una community sempre più grande, più engaged possibile. Credo proprio di sì, e credo che sia la voglia della Gen Z, no? Come generazione, nel senso che non vogliono solo che uno gli dica l'informazione o un dato, dire ok, e mo che ci faccio con sta roba? Cioè, come posso io fare la mia parte? Quello che è successo con Fridays for Future, per esempio, è emblematico, no? Ma anche tutto il tema dell'inclusione, della diversity. C'è una voglia di attivismo che non deve essere per forza, e questo è interessante per l'incrocio con la politica, che non risponde alle liturgie del vai a votare il giorno X di maggio. Un voto continuo fatto di supporto di un tema, di acquisto critico, e secondo me è bellissimo come cosa se questo attivismo di base viene strutturato, e Will vuole, prova ad essere un piccolo strumento in questa direzione. L'hai nominato, volevamo chiederti qualche domanda sul vostro modello di business, perché Will è una piattaforma gratuita, nel senso che tutti possono consumare i vostri contenuti, quindi come funziona il vostro modello di business, come pensate di guadagnare, dove vedi maggiori opportunità per Will al lato business sempre? Un modello di business molto semplice, quello del branded content, cioè noi collaboriamo con soggetti terzi, che sia l'azienda, che sia l'associazione, e in base ai messaggi nostri, se l'azienda o l'associazione li sposa a sufficienza, co-creiamo dei contenuti. Abbiamo lavorato con aziende del mondo fintech, del fashion e via discorrendo, sulla base di un convincimento che i loro prodotti o servizi sono solo incidentali nella storia, cioè non me ne frega niente se il tuo pantalone ha vita alta o vita bassa, o se il tuo servizio fa questo o fa quell'altro, è incidentale. La cosa interessante è che oggi, per pensare di venderlo, perché comunque vuoi fare un profitto, che è giusto, tu, cara azienda, stai innovando come produci quel prodotto, lo stai innovando anche in termini di non solo produttività, ma anche in termini di sostenibilità, ad esempio. Quindi sai che per vendere devi dire, spiegare e essere più sostenibile. E questo è fortissimo, vuol dire che c'è un consumatore completamente diverso. E poi ci sono tutta una serie di macro trend che determinano la nascita di un prodotto. Il fatto che ci sia il fintech non è la genialità di un imprenditore. L'imprenditore ha visto l'affermarsi di un trend come un'onda che arriva e tu la prendi, ma non è che il surfista bravo ha creato l'onda, il surfista bravo ha visto quell'onda arrivare. E il surfista può farcela o non farcela, ma la forza fondamentale è quella del mare, quella dell'onda. Ecco, io credo che sia la stessa cosa qua. Noi lavoriamo con aziende che hanno capito qual è l'onda, la cavalcano in maniera sana, corretta, niente greenwashing, pinkwashing e via discorrendo, e che hanno capito che il loro prodotto, che parlare del loro prodotto come per venderlo e fare lo sconto Will 20% non funziona più, non è quella roba lì. Il prodotto sì, è incidentale, tutto il resto è il racconto che l'azienda fa. Questo, diciamo, trend, perché non trovo una parola migliore, del branded content, è uno che va molto, e come dici tu, le aziende hanno capito che veicolare un messaggio positivo poi porta molto, molto più engagement positivo col proprio brand, al di là del prodotto. Insomma, ma voi come giornale non avete paura di compromettere la vostra indipendenza editoriale creando contenuti che poi sono per aziende private? No, perché per sei motivi. Uno, raccontiamo solo cose che sono vere, altrimenti non le diciamo. Questo poi non lo direi ai nostri clienti, ma molto spesso i contenuti che le aziende ci suggeriscono, che hanno bisogno che vengano veicolati, sono cose che avremmo detto in ogni caso. E quindi è solo, come dire, un partner in più con quale farlo. Credo che l'azienda, questo lo dico anche per essere stato un manager prima, di solito ha tantissime informazioni, tantissime cose che gli altri non conoscono, no? Che chi si occupa di altri temi non conosce, e che troppo spesso l'azienda invece usa per parlarsi addosso. Si guarda la sua rassegna stampa e dice: oh, che bello questo PDF, com'è voluminoso, però non l'ha vista nessuno in realtà. Io ero fortissimo quando ero in Airbnb a sapere tutte le dinamiche da legge sugli affitti brevi, ma se pensate che la mia mamma sapesse qualcosa, vi sbagliate, no? Sapevo solo io e lì rimaneva da me. E invece è necessario condividere. Noi non siamo la velina di nessuno, noi stiamo parlando di alcuni temi, abbiamo delle battaglie che come Will vogliamo combattere. Se l'azienda
ci crede anche loro, bene, facciamo un pazzetto di strada assieme. Adesso torniamo un po' a te. Abbiamo visto dal tuo Instagram che sei un grande sportivo e volevamo sapere se vedi una connessione tra sport e imprenditoria. Allora, spero di no, perché in questo momento avrò preso almeno 5 kg, quindi in caso il mio progetto imprenditoriale andrà malissimo come la mia vita sportiva. Però diciamo, no, scherzi a parte, no, credo che ci sia tantissimo. Faccio un sacco di metafore sportive, anche adoro lo sport, non sono mai stato uno sportivo di alto livello in niente, però mi piace provare, mi piace mettermi alla prova e trovo che ci sia veramente un parallelismo molto molto forte, che ti mette alla prova perché devi ascoltare te stesso, ascoltare gli altri, fare le cose insieme. Io ad esempio, tra le cose che mi piace fare, monto a cavallo ed è un soggetto animato che ha un suo pensiero, magari la notte ha dormito male, ma io non parlo la sua lingua, lui non parla la mia, dobbiamo trovare un modo di comunicare e io vorrei che lui facesse delle cose. Quindi l'assertività di cui si parla tanto sui business books, ecco, a cavallo è fondamentale, sennò ci si rompe l'osso del collo. Ed è una serenità, ad esempio, psicologica che provo a trovare a cavallo e riportare poi nella comunicazione a livello manageriale. Stessa cosa negli sport di squadra. Abbiamo una persona qua da noi più talentuosa, che è Bianca. Lei è un pezzo fondamentale della nazionale di pallamano. E lo vedi, nel senso che con la stessa determinazione con cui probabilmente guida le sue compagne sul campo, lo fa con il team. Lo fa da pari, senza dover avere, no, dei gradi per comandare, eppure riesce a guidare. Lo trovo un'abilità che uno sviluppa nello sport. E invece, secondo te, quanto è importante la disciplina nell'imprenditoria? L'importante è conoscersi, mettiamola così. Io mi conosco e so che senza disciplina faccio la fine di un calciatore a fine carriera, quindi mi stravacco e mi lascio andare. Quindi per me la disciplina è fondamentale. Appena mi abbandono un pochettino, perdo. Però magari ci sono persone di maggiore talento rispetto a me che riescono a fare la pennellata anche con meno disciplina. Allora facciamo un altro zoom out, perché hai lavorato nell'ambito, l'abbiamo detto, politica pubblica, prima come consulente, poi lavorando anche per appunto Airbnb e Lime, quindi startup importanti che entravano nel mercato italiano, e volevamo chiederti qual era la tua visione dell'ecosistema startup in Italia e secondo te cosa si potrebbe migliorare o cosa dovrebbe succedere per aiutare ancora di più o per aiutare fine le startup a crescere nel nostro paese? Ma credo ci siano persone sicuramente molto meglio posizionate di me per fare una cosa, diciamo, un'analisi del genere. Quello che io posso aver visto è che troppo spesso scimmiottiamo gli americani e non siamo consapevoli invece del fatto che siamo completamente diversi. Ci sono un paio di mancanze. Il primo, che i team locali delle grandi startup americane, discorrendo, in Italia spesso non hanno un vero ruolo magari di prodotto o così dentro la strategia, e quindi non vengono attratti i talenti giusti e magari se ne vanno a Parigi, se ne vanno a Dublino, vanno a Londra, e quando poi si stuferanno di stare in Facebook, in Google, in Airbnb e discorrendo, faranno una nuova startup, ma la faranno a Dublino, a Londra, a Parigi. E questa è la prima mancanza in termini di talento, e poi di give back anche in termini di denari, perché magari fanno qualche exit eccetera e potrebbero investire nell'ecosistema locale e invece lo fanno quelli di Dublino, di Londra, di Parigi. Quindi mancano un po' di soldi, secondo me, anche se adesso stanno arrivando, mancano probabilmente un po' di talenti, di esperienza, anche non di intelligenza, perché naturalmente c'è un sacco di realtà bellissime, veramente bellissime. Ogni tanto mi sembra che ci si sieda, vedo persone che magari hanno preso un grant dell'Unione Europea da pochi soldi e si sentono Brian Chesky, ecco, mi sento di dire no, viviamo su un altro pianeta rispetto a loro, dobbiamo essere più consapevoli di come siamo ed essere meno gelosi, molto meno gelosi delle nostre idee. Con le idee non si fa niente, quindi mettiamoci insieme, parliamoci, confrontiamoci, copiamoci sul modus operandi, in modo tale che possiamo migliorare tutti insieme. Sì, lo diciamo spesso, questa mancanza forse un po' culturale italiana di collaborazione, che in realtà è la base di un sistema che aiuta ad innovare e a lanciare nuove idee. Ci deve essere collaborazione, ci devono essere più storie raccontate, più idee rubate, come dici tu, e più collaborazione anche tra le varie parti che fanno parte di questo ecosistema. Penso alla parte, insomma, VC, poi la parte imprenditori e poi tutto quello che c'è intorno, quindi tutta la parte servizi, comunicazioni, media, eccetera. Invece tu, in quanto imprenditore, adesso come, insomma, founder di Will,
hai trovato un ecosistema che ti ha spronato, riesci a parlare delle tue idee, hai persone a cui hai mentori, persone alle quali ti appoggi o con le quali insomma fai questo scambio di idee? Decisamente no, quello sono molto fortunato, complice il fatto che mi hanno regalato un forno per fare la pizza, i miei amici che anche loro hanno startup e vengono a casa, si fanno cucinare la pizza e in cambio chiedo e rubo consigli, quindi i miei migliori amici sono le persone alle quali mi ispiro di più, tanti di loro hanno le loro aziende, le loro startup che vanno molto molto bene, sono molto invidioso in senso positivo, diciamo così, e quindi cerco di ascoltare il più possibile. Poi fra i miei investitori ci sono anche persone molto diverse che mi danno consigli differenti fra loro e che per me sono vitali. Quindi consiglio a tutti di prendersi un forno per la pizza per portare le idee a casa. Grande, perché sennò si lamentano che aspettano, però un bel forno grande. Sì, che gli imprenditori hanno poco tempo. Ottimo, esatto. Abbiamo preso nota. E niente, siamo arrivati in realtà già alla fine della nostra intervista, che chiudiamo sempre con la stessa domanda, tutte le nostre interviste, e la domanda è, secondo te, in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso? La mia italianità mi ha aiutato nel mio percorso in generale perché sono un italiano medio e quindi nel mio ruolo di traduttore verso i miei capi in giro per il mondo quando facevo il manager ero molto in grado di comprendere effettivamente che cosa stesse capitando, diciamo così, e di tradurglielo, e non sempre all'estero sono in grado di capire che cosa succede in Italia, ci vedono un po' come un paese un po' strambo. Credo che questo mio profondo essere italiano medio mi abbia aiutato in questa attività di comprensione e traduzione. Alessandro, grazie mille per aver condiviso la tua storia con noi e congratulazioni a te e a tutti i ragazzi che lavorano per Will, siete veramente fortissimi. Grazie mille a voi per l'invito e spero di incontrarvi presto. Se non lo fate ancora, seguite @will_ita su Instagram e potete trovare Alessandro su Instagram @sando_tommasi. Tra l'altro Will produce anche uno dei podcast più ascoltati su Spotify, si chiama The Essential e sono 5 minuti di news del giorno presentato da Mia Ceran, che io ascolto tutte le mattine e consiglio veramente a tutti. Noi invece ci troviamo sulla nostra pagina LinkedIn, mi raccomando scriveteci lì per feedback su episodio, domande, qualsiasi cosa, ci fa veramente super piacere. Piacere leggere i vostri commenti. Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere i Made It con i vostri amici, colleghi, parenti. Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi. Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.